Ciao a tutti, sono Marco del sito videolab.it e questa è la seconda lezione sull'HTML. Oggi per iniziare vediamo come impostare i paragrafi. Cominciamo con l'aprire un nuovo documento di testo. Scriviamo i tag HTML. Add. Body, mettiamo il tag title all'interno dell'add. Impostiamo un titolo. Dopodiché iniziamo con l'inserire ad esempio un nuovo paragrafo come versetto di prova. Ad esempio inseriamo questo testo. Mettendo conto che vorrei inserire il titolo evidenziato, imposto un tag chiamato H1, al cui interno inserisco appunto il titolo. Mentre per il testo inserisco il tag P, che sta per paragrafo. In HTML abbiamo 6 tag H, appunto H1, H2, H3 e così via, che stanno ad impostare la grandezza del titolo e quindi anche l'importanza. Lo copio per 6 volte proprio per far vedere la differenza. Quattro, cinque, sei. Ecco qui. A questo punto possiamo salvare la pagina con un foro HTML. Andiamo a vedere il risultato. Come potete vedere, l'H1 risulta essere il più grande, che appunto sta per header 1, 2, 3, 4, 5, 6, che è il più piccolo, e infine abbiamo il paragrafo contenuto appunto nel tag P. Se vogliamo mettere un'interruzione di linea, quindi mandarlo a capo e quindi iniziare anche un secondo paragrafo, possiamo utilizzare il tag sempre P, quindi chiudendolo e riaprendone uno nuovo, in questo modo. Qui finisce il primo paragrafo. Qui inserisco un altro paragrafo. Quindi a questo punto, salvando e riaprendolo con il browser, possiamo vedere che ci sono state staccate le due parti di testo. Qualora decidessi di andare a capo mantenendo sempre lo stesso paragrafo, posso decidere di utilizzare il tag BR. Anche se qui lascio scritto di continuo. Questo modo si vede. Anche lasciando scritto di continuo il testo del paragrafo, quando incontrerà il browser il tag BR, automaticamente andrà a capo. Aggiorno la pagina. Ecco qui che è andato a capo. Volendo dare più importanza ad una particolare parola contenuta all'interno del testo, possiamo utilizzare il bold e quindi il grassetto in italiano. In questo caso possiamo utilizzare il tag strong. Chiudendo due parole, infatti, come in questo caso all'interno del tag strong, avrò le due parole scritte in grassetto. Ecco qui. Stessa cosa vale anche per il corsivo.
Invece di utilizzare però il tag strong andremo ad utilizzare il tag em. Salvo nuovamente e rilancio il browser. Ecco qui. Avremo il testo in corsivo. Per quanto riguarda i paragrafi, diciamo che a carattere generale è conclusa la parte. Passiamo ora alle tabelle. Possiamo inserire in questo modo una tabella con il tag table. Per sostituire una tabella in più celle, si utilizza prima la suddivisione in righe e successivamente la suddivisione in colonne. Quindi nel caso volessimo realizzare una tabella da 3 righe e 3 colonne, procederemo in questo modo. Iniziamo con l'aprire un tag tr che sta per nuova riga e un tag tr che sta per chiusura della riga. All'interno andremo ad inserire il tag td, aperta e chiusa. Questo tag lo andremo a ripetere per quante colonne vogliamo all'interno della riga tr. Facciamo finta che necessitiamo di 3 colonne e scriveremo in questo modo. Però abbiamo detto che abbiamo anche 3 righe, quindi a questo punto duplichiamo tutta questa parte 3 volte. Proviamo a scrivere A, B e C, che sarà la nostra prima riga. Quindi avremo nella prima cella avremo la A, nella seconda cella la B e nella terza la C. Ugualmente sotto inseriremo 1, 2 e 3 e successivamente Z, X, C. Salvo e lancio nuovamente il file nel browser. Ecco, avremo creato una tabella da 3 righe e 3 colonne. Però in questo caso ancora non sono visibili i bordi. Per aggiungere i bordi ad una tabella bisogna inserire il tag, cioè o meglio l'attributo border. E lo impostiamo ad 1. Aggiorniamo la pagina. A questo punto sono comparse anche i bordi delle nostre celle. Se volessimo assegnare anche una larghezza alla tabella, possiamo utilizzare l'attributo width che sta per larghezza. Ad esempio, impostiamo 200. Non è necessario specificare alcuna unità di misura, perché comunque viene sempre preso, diciamo, viene sempre utilizzato il pixel. 8200. Salvo, rilancio. A questo punto la nostra tabella sarà 200x200. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima lezione.